Buonasera a tutti, cari lettori di Riviera 24, siamo con Giorgio Ansaldi, il priore della confraternita di San Pietro. Una serata tutta dedicata al Gregoriano. Com'è andata e se siete soddisfatti di questa serata? Ma direi che è stata una serata piacevole, molto interessante, anche perché si sente molto raramente il canto gregoriano cantato appunto nelle chiese, negli oratori. Sono abbastanza soddisfatto perché direi che la presenza delle persone è abbastanza numerosa e direi che gli autori che hanno eseguito questi canti sono stati veramente bravi. Don Emanuele Caccia, una serata qua all'Oratorio di San Pietro per raccontare non solo la bellezza dell'arte e riscoprire il nostro territorio, ma anche per riscoprire il tesoro musicale che custodisce sempre il nostro territorio. Com'è andata la serata? La serata è stata splendida e bellissima la collaborazione tra l'ufficio beni culturali diretto dall'architetto Castore Sirimarco e gli organizzatori di questo evento, il maestro Giovanni Sardo, Pantamusica, l'associazione musicale Valle Crosia e gli altri partner che hanno creato questa serata ospitata dalla confraternita di San Pietro, perché ha unito l'arte alla spiritualità inserendo il tutto all'interno di un luogo di eccellenza locale, quindi il massimo che si potesse raggiungere. Maestro Peron, una serata tutta dedicata al canto gregoriano, un canto molto antico, sicuramente poco contemporaneo, ma una serata che comunque ha riscosso un grande successo da parte del pubblico. Com'è andata la serata e perché questa scelta di musica? Come dice lei, il presentare Gregoriano in tempi come questi non è facile. Non è facile perché sembra una scelta quasi anacronistica. Erroneamente si ritiene che il canto gregoriano sia un qualcosa di desueto, di non vicino alla nostra sensibilità. In realtà il canto gregoriano si svolge su circuiti che fanno parte della nostra struttura arcaica. È collegato forse al nostro DNA e alle nostre strutture mentali. Quindi la serata, per tornare alla sua domanda, è andata bene perché noi abbiamo questo scopo come gruppo di divulgare questa caratteristica del canto gregoriano, questa potenza di preghiera fatta musica, e siamo riusciti a creare un momento di meditazione e di raccoglimento nella riscoperta della potenza e della bellezza di questo canto, che con una semplicità di mezzi disarmante riesce in realtà a smuovere l'animo umano fino nel profondo e a sollevarlo ad altezze inimmaginabili. Ecco, molti definiscono il gregoriano come una tipologia di canto quasi elitaria, molto difficile. Secondo lei è così o è un canto che invece può essere compreso da tutti praticamente? Il canto gregoriano è il canto della liturgia cattolica. E come tale è accessibile a tutti. Non è necessaria una preparazione vocale specifica. È alla portata di chiunque, perché chiunque può pregare e chiunque può pregare in canto. A parità di condizioni, la Chiesa dice che bisognerebbe preferire il canto gregoriano ad altri repertori. Logicamente, dove le persone sono formate e sono consapevoli di quello che vanno a cantare, ossia sono consapevoli del significato delle parole latine, perché il gregoriano è inscindibilmente legato alla lingua latina, non può esistere senza, e che capiscano le persone su quali strutture va a toccare, si costruisce, si organizza il canto gregoriano. In questo modo qua è un canto potente alla portata di tutti. Si pensi alle messe in latino, le ultime che sono rimaste, alla messa degli angeli, al Pater Nostro, a quelle preghiere Regina Cieli, Salve Regina, che si cantano ancora nelle liturgie odierne e che sono appunto cantate da tutti, nella modalità che andrebbe forse un attimo riscoperta per essere portata alla sua originaria freschezza.